Come nei due video precedenti, uno 2 settimane e uno 4 settimane fa, oggi andremo ad affrontare uno dei volumi della Torre Nera, per l'esattezza il terzo volume, ovvero Terre Desolate. Terre Desolate, come il secondo volume, parlando nello scorso video, è un volume ponte in realtà durante il viaggio, cioè nonostante ci sia una attiva narrazione per quanto riguarda lo svolgimento della saga della Torre Nera, c'è ancora all'inizio un rimasuglio del passaggio tra il primo volume e il quarto volume, o per dir meglio, in realtà, tra il primo volume e la metà del terzo volume. Ma vediamo un attimo di che cosa sto parlando. Buongiorno a tutti e bentornati su Uno Scrittore sul Web. Terre Desolate, terzo volume della saga della Torre Nera di Stephen King, 7 volumi più 1, una recensione una volta ogni 2 settimane, ogni 2 lunedì. Nello scorso volume King ci ha introdotto al concetto, anche se non al termine, quello lo vedremo solo nel quarto volume, di sottilità e al concetto soprattutto della possibilità di passare tra il mondo di Roland, ovvero il mondo di Gilead, il mondo della terra di Canaan, nome biblico che però Roland stesso ci rivela, composto da entromondo, mediomondo e finemondo, al mondo nostro, alla nostra particolare dimensione, perché poi andando avanti nella narrazione scopriremo che in realtà ogni realtà ha più alternative. E in questo caso si parla del nostro mondo, si parla dell'America, si parla di New York tra gli anni 60 e gli anni 80. Nel secondo volume Roland va tutto il tempo avanti e indietro tra il suo mondo e questa nostra realtà in questa particolare area geografica in questi 3 periodi. In questo modo introduce i tre, tant'è che il volume si chiama La chiamata dei tre, che saranno coloro che andranno poi a formare il suo catetto, ovvero la sua compagnia dell'anello, se così vogliamo dirlo. Nel terzo volume, Terre Desolate, in realtà c'è ancora una progressione nell'acquisizione del terzo componente, che non è quello che si pensava nel secondo volume. Naturalmente qua sopra vi lascio la scheda per il primo e poi subito dopo per il secondo video di questa serie, che non ha senso, guardiate questo terzo se non avete visto prima i primi due, giusto? Quindi da un lato c'è il viaggio, la continuazione del viaggio di Roland, Eddie e Susanna all'interno di queste terre, finalmente finita l'interminabile spiaggia del secondo volume e ci si addentra in un territorio perlomeno un pochino più variegato, cominciano a succedere cose un pochino più interessanti, ma continua a esserci questo andirivieni tra il mondo nostro, New York, negli anni 70, e il mondo di Roland. Questo andirivieni però non è un andirivieni fisico-mentale dei nostri 3 protagonisti, ma del terzo membro della compagnia, del terzo della chiamata, quindi Roland più primo, secondo e terzo coprotagonista, che ancora non è completamente arrivato al punto di trasferirsi nel mondo di Roland. Quindi c'è tutta una parte terribile, secondo me, veramente illeggibile, e questo mi duole tantissimo dirle perché poi Terre Desolate dopo diventa una cosa molto molto più interessante. E questa transizione tra un mondo e l'altro è resa veramente malissimo, perché di nuovo, come ho detto nello scorso video, King è un americano, ha una certa età. Quindi i suoi riferimenti agli anni 70 negli States, per me che sono un italiano nato nell'89, sono completamente alieni. Quando il nostro terzo personaggio si muove attraverso la sua New York dell'epoca, con i suoi negozi, con il suo slang, con le sue scuole, i suoi poliziotti, le sue abitudini, i suoi drogati, tutto il suo contesto, il suo profumo, i suoi colori e così via, io mi sento personalmente completamente alieno a quello che sto leggendo. Eppure ho letto moltissimi romanzi nella mia vita, il 99,9% di essi sono ambientati fuori dall'Italia. Questo senso di straniazione, di straniamento che mi dà King
non l'ho mai provato. Ma perché? Perché King parla proprio di cose specifiche, non parla della città, non parla di avvenimenti, parla dell'incrocio tra la 42esima e la 43esima, parla di quel locale, cita quella particolare canzone, cioè sono tutte cose che puoi cogliere se sei un americano di mezza età, ok? Già io penso che un americano nato nei primi anni 2000 fino agli anni 90 non abbia la più pallida idea della maggior parte dei riferimenti che fa King. In compenso, quello che invece è lo sviluppo della storia attraverso il mondo di Roland è molto più interessante, un po' perché, come dicevo, cessa un po' la monotonia. Nel primo volume c'è Tull, ma poi c'è il deserto infinito e la scalata delle montagne. Nel secondo volume c'è la spiaggia, questa spiaggia interminabile che percorrono man mano che vengono chiamati i tre. Finalmente nel terzo comincia a esserci un po' più di colore, si forma della vegetazione, si fanno degli incontri, si trovano i segni della presenza del vettore, tutte le cose vanno al vettore, no? Adesso scusate, non mi viene la citazione esatta, però tutto è comandato dal vettore, tutto è retto dal vettore. Ok, quindi cominciamo con lo scoprire uno dei guardiani del vettore, cominciamo col trovare il vettore e cominciamo anche ad avvicinarci finalmente alla civiltà, e qui ci vogliono moltissime virgolette, che è dai tempi di Tull nel primo volume che non incontriamo, praticamente da metà del primo volume a metà del terzo volume Roland è completamente solo o al massimo in compagnia del suo Katet. Non incontrano un insediamento, non incontrano nessuno tranne l'uomo nero, non incontrano civilizzazione, non incontrano esseri umani. In generale gli esseri umani ci sono in sovrabbondanza per la banale presenza di queste improvvisate nel mondo americano degli anni 60, 70, 80, perché se no nel mondo di Roland non si vede mai nessuno. Finalmente si incontrano i primi segni della civiltà e si incontra una grande città che è Lud, che viene citata già precedentemente all'interno dei primi due romanzi. Lud è stata una grandissima città, dimora degli antichi, uno degli ultimi baluardi dell'umanità, ormai ridotta in rovina, caduta in disgrazia, percorsa da malattie letali, e scopriamo che è proprio sull'orlo di quelle che sono appunto le terre desolate. E se a Roland era parso che il deserto, le montagne, la spiaggia e così via fossero terre desolate, non aveva capito niente, e nemmeno noi avevamo capito niente, perché il paragone con le vere terre desolate è sconcertante. Il tema centrale di questo romanzo è la ricerca di un treno. Questo treno si capisce soltanto più avanti, però non è sto spoiler, è un treno. Dovrebbe facilitare il viaggio di Roland e della sua compagnia attraverso le terre desolate. Se Roland ha impiegato 20 anni soltanto a partire da casa sua per arrivare fino alla catena montuosa, dove finalmente, oltre la quale finalmente riesce a tenere conciliabolo con l'uomo in nero, potete immaginare che secondo lui la distanza è molto più grande, servirebbero ulteriori decenni per raggiungere la Torre Nera. È quindi necessario dare un'accelerazione, attraversare rapidamente delle terre che sono innanzitutto difficili da attraversare a causa di quanto siano desolate, per l'appunto, frastagliate, distrutte da qualche strana guerra, colpite da radiazioni orribili, abitate da mutanti osceni e così via. E dall'altro lato è una questione banale di tempo, perché sennò altro che 7 volumi, a meno che in ogni volume non venissero affrontati anni di viaggio, però il racconto ne risentirebbe non poco di questa dilatazione dei tempi. Già, e questo è chiaro, ormai al terzo volume è più che chiaro, già il tempo è andato completamente a quel paese. Lo spazio pure, lo spazio si sta dilatando e il tempo sta accelerando. E come da Roland stesso viene detto, per percorrere poco più di 1000 miglia ho impiegato 20 anni. Perché? Perché quando comincia a percorrerne sono 1000 miglia, ma nel mentre che le percorre lo spazio si espande. È come se la torre fosse un chiodo al centro di un tessuto, dello spazio-tempo in questo caso, e questo tessuto venisse costantemente
teso in tutte le direzioni e quindi se uno sta fermo in un punto inevitabilmente si allontana dal centro, dalla torre. Roland cammina verso la torre, ma la velocità con cui si espande lo spazio è superiore alla velocità con cui lui lo percorre, quindi in realtà la sua sarebbe una gara destinata a essere persa in partenza, perché se non è in grado di viaggiare più velocemente di quanto lo spazio si espanda, non raggiungerà mai la Torre Nera e per questo deve ricorrere a determinati escamotage, tra cui il viaggio in treno. Ma il treno va trovato, il treno si trova a Lud nascosto e non è un treno qualunque, non vi dirò altro per evitare ulteriori spoiler. Quindi la parte iniziale dove c'è, come stavo dicendo, la fusione tra gli stralci finali della realtà del terzo della chiamata e la realtà di Roland e dei suoi nuovi due compagni è molto faticosa da leggere, ma la parte del mondo di Roland e poi quando finalmente le due linee narrative si uniscono e procedono come un unico binario accelera moltissimo e l'ambientazione è affascinante, soprattutto se vi piacciono i racconti distopici e i racconti post-apocalittici e così via, perché è un'ambientazione di questo tipo. Il mondo di Roland è un mondo che è andato avanti, come loro dicono continuamente nel libro, ovvero un mondo che è andato avanti. Cosa significa? È un mondo che si sta lasciando alle spalle ciò che era, ma nel modo peggiore possibile. È un mondo che sta invecchiando, un mondo che sta marcendo in un certo senso, un mondo che sta andando in rovina. In questo senso il mondo sta andando avanti e quindi è inevitabile che man mano che Roland percorre queste terre ciò che trova siano sempre i relitti di un passato più glorioso. Lui che viveva a Gilead, che era uno degli ultimi luoghi ricchi, pieni di vita, apparentemente estranei a questa malattia, a questa degenerazione, insomma un luogo bello in cui vivere, è comunque un luogo che è tornato indietro tecnologicamente e anche culturalmente. È un luogo dove si sono ristabilite vecchie tradizioni, leggende, i pistoleri, i cavalieri, i castelli, la forca e così via. È un mondo che proviene, come noi possiamo vedere già da questo terzo volume, da una realtà molto più futuristica rispetto a quella da cui proviene Roland. Roland stesso è continuamente sorpreso dalle possibilità tecnologiche che erano state offerte dai grandi antichi, mentre lui è consapevole di questa cosa solo parzialmente grazie a cose, ai relitti di questa tecnologia che ancora in parte funzionano e sono sparse per il mondo. Lui ha avuto occasione di incontrare e di verificare con i suoi occhi l'esistenza di queste tecnologie, ma ci sono molte cose, come per esempio l'affermazione che viene fatta all'interno del romanzo: gli uomini non hanno mai volato e mai voleranno, che sono in netta contrapposizione con la realtà, perché nel mondo degli antichi la gente conosceva e come l'uso degli aeroplani. I grandi antichi avevano una tecnologia che era più avanzata della nostra tecnologia odierna, erano andati molto avanti. A un certo punto è successo qualcosa, c'è stato un grande evento, una grande frattura e il mondo ha cominciato ad andare avanti. E laddove non sono stati fortunati, come nell'entromondo da cui proviene Roland, ma nel medio mondo e nel fine mondo, le cose sono peggiorate molto molto più velocemente. Quindi Terre Desolate, terzo volume della Torre Nera. Vi ho già lasciato le schede della recensione del primo e del secondo volume e vi lascio anche la scheda della prima puntata dell'audiolibro del primo volume che sto portando un giovedì sì e un giovedì no sul canale proprio in formato audiolibro. Il romanzo è diviso in 5 parti, saranno 5 audiolibri di un po' più, un po' meno di un'ora all'incirca a seconda della lunghezza della parte, quindi alla fine in 5 video avremo l'audiolibro completo del primo romanzo. Se non aveste mai letto La Torre Nera, a darci un'ascoltata anche soltanto al primo video potrà sicuramente darvi un'idea se potrebbe essere qualcosa che vi interessi o meno, banalmente. Tra l'altro qua sotto vi lascio il link Amazon per l'acquisto non solo di questo ma di tutti e tre i primi romanzi della saga della Torre Nera, insieme a altri due link. Il link al mio PayPal, una raccolta fondi per l'acquisto di altri romanzi, il cui scopo è banalmente appunto comprare altri romanzi e poi recensirli, portarli qua sul canale nel tempo, perché comunque tendenzialmente già portare una recensione alla settimana non è male, perché se ci pensate vuol dire che io leggo un libro alla settimana e poi ve lo porto. Io non porto mai libri che ho letto da tempo perché poi tendo a avere un ricordo nebuloso del contenuto, quindi portarne più di uno è difficile, quindi una cinquantina di libri all'anno più vari contenuti extra, audiolibri, qualche unboxing, book haul, consigli di Natale, quelle cose lì.
E vi lascio anche il mio elenco Goodreads a proposito di consigli di Natale e così via, perché Goodreads è una libreria virtuale, ci sono i libri che ho letto, una parte, perché devo sempre aggiungerne, sono boh, a metà strada più o meno, una cosa così. E lì trovate non soltanto i libri che ho letto, che sto leggendo, che vorrei leggere, ma anche i libri che ho letto divisi per genere. Quindi se un domani voleste leggere, che sono un romanzo storico ambientato nell'antica Grecia, ok, potete andare a dare un'occhiata se sul mio Goodreads c'è, e che cosa ne penso e che voto gli ho dato, e decidere se leggerlo o meno. Vorreste leggere per la prima volta il cyberpunk, perché è un genere che non avete mai affrontato? Andate su Cyberpunk, sul mio Goodreads, e vedete che cosa ho letto io e vedete se vi sentite di affrontarlo. Quindi consigli di lettura. Per il resto, grazie per avermi seguito fin qui e noi ci vediamo giovedì alle 15 puntuali.